4 settimane di scavi nella necropoli dell'Auscello a Castel Giorgio e già molti reperti sono emersi e sono stati portati alla luce dai volontari del gruppo archeologico di Castel Giorgio. Con noi Claudio Bizzarri, direttore del PAO. Se può diciamo farci una cronistoria di questo scavo cominciato appunto da 4 settimane e farci una panoramica di quelle che sono le attività di scavo nelle varie zone dell'Orvietano. Allora, per quello che riguarda l'Auscello, e quindi siamo nel comune di Castel Giorgio, abbiamo iniziato le operazioni in collaborazione con il College St. Anselm del New Hampshire, che aveva del personale appunto scientifico disponibile, e con la collaborazione appunto anche con il gruppo archeologico di Castel Giorgio medesimo. E sulla base di un rinvenimento, o perlomeno di un'individuazione, di una probabile tomba violata nel passato, ma non troppo passato, quindi era un intervento relativamente recente, che è stato possibile effettuare proprio perché c'è stato anche il taglio del bosco, quindi era molto più visibile la situazione reale del terreno. Siamo molto vicini a quella che è la necropoli già conosciuta, scavata e in parte protetta da strutture come tettoie che vennero realizzate negli anni passati in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica dell'Umbria, che fra l'altro non ha esitato a permettere questo scavo di recupero in maniera abbastanza rapida, hanno mantenuto la loro direzione scientifica e siamo potuti intervenire appunto con questo gruppo misto. La sorpresa della campagna, chiamiamola così, del 2014 è stata che abbiamo individuato due distinte strutture ipogee, di cui purtroppo una completamente franata nel livello superiore, che aveva però il dromos, il corridoio, ancora intatto, e quindi è stato possibile recuperare alcuni degli elementi a cui si faceva riferimento prima in posizione originaria, quindi lasciati nel corridoio proprio al momento stesso della chiusura della camera stessa, come offerta votiva ovviamente per il culto dei defunti che erano sepolti all'interno. Stiamo parlando di un arco cronologico che va intorno al IV-III secolo a.C., forse c'è anche qualche elemento leggermente più recensore, quello è da valutare poi in fase ulteriore. Noi speriamo di poter, per esempio, recuperare alcuni degli oggetti tramite restauro conservativo e poter per esempio organizzare un piccolo evento anche nel comune di Castel Giorgio stesso. Questo è uno degli indirizzi a cui ovviamente il PAO tende, Parco Archeologico Ambientale dell'Orvietano, quindi questa va ricordata quest'ultima specifica parola che riguarda appunto un territorio abbastanza vasto e che al momento attuale incorpora ben 8 comuni dell'Orvietano stesso. Sono state portate avanti altre indagini in questo stesso periodo di tempo, per esempio una è nel comune di Allerona, in prossimità del sito di Sant'Anzano, una presso Monterubiaglio, quindi comune di Castelbiscardo per quello che riguarda il sito di Coriglia, ed anche nella zona di Orvieto Centro, nella cavità artificiale che ha il numero 254 secondo un censimento regionale. Tutti i siti sono ovviamente estremamente importanti, alcuni dei siti ovviamente possono essere ulteriormente valorizzati. Quello che è interessante ricordare è che il territorio, soprattutto quello a cui il PAO fa riferimento, è estremamente ricco di tutta una serie di elementi archeologici, storici, ma anche ambientali di estremo pregio. Il PAO a che cosa tende? Ovviamente tende a organizzare questa serie di emergenze, nel senso positivo del termine in questo caso, cioè non emergenza nel senso che bisogna intervenire perché c'è un degrado, anche se in alcuni casi ovviamente esiste, ma emergenza dal punto di vista storico-archeologico, cioè un emergere fisicamente qualche volta dal territorio, dal terreno specificatamente, in maniera tale che possono essere appunto inseriti su percorsi sia trekking e quindi un turismo verde che sicuramente attrae una fetta importante anche di quello che è il mercato attuale del turismo e che rende possibile una rete. La rete del PAO è quello è un po' il trucco a cui si vuole tendere oggi. Senta, dottor Bizzarri, due cose le vogliamo chiedere. La prima è, come Orvieto News sa, abbiamo fatto una serie di video inchieste fotografiche e video riprese delle situazioni di alcune aree archeologiche che purtroppo nell'Orvietano non godono di una manutenzione adeguata per poter essere fruibili o almeno visibili in modo naturale. E poi le vogliamo chiedere, ma tutto questo patrimonio
come pensa che possa essere messo a sistema, ormai questo termine è molto abusato, certo. Ma serve per dare l'idea che tutto questo patrimonio sia a disposizione dei turisti, dei visitatori, ma anche soprattutto degli abitanti dell'Orvietano, perché alla fine sono nei territori dell'Orvietano, come ha detto lei, che questi siti archeologici di importanza notevole stanno emergendo negli anni. Sì, assolutamente sì, soprattutto l'ultimo accenno al discorso di chi abita e poi fruisce del territorio, secondo me è estremamente importante, perché ovviamente ridà la possibilità a chi è del luogo di riappropriarsi di quello che è un patrimonio personale, un patrimonio che ovviamente, se avviene uno scavo come nel caso della necropoli di Lauscello, significa anche patrimonio materiale, ma ovviamente stiamo parlando anche di tutta una serie di elementi immateriali, cioè sapere come era costituito il territorio in antico, capire l'antica viabilità, poi ci permette di entrare in maniera propositiva e progettuale su quello che è la promozione di percorsi su cui appunto si potrebbe strutturare tranquillamente una rete intera, coinvolgendo non solo quelli che sono i siti archeologici, ma anche tutta una serie di attività produttive. Non dimentichiamo che sul territorio dell'Orvietano insistono per esempio un numero considerevole di bed and breakfast, di agriturismi, quindi strutture che potrebbero essere addirittura interessate nell'organizzazione del progetto globale. Perché? Perché ovviamente ritorna anche a loro un feedback importante, anche perché pensiamo a quali sono i fruitori di un certo tipo di elemento, appunto come i bed and breakfast o gli agriturismi. Spesso e volentieri si tratta di un turismo medio-alto, che è una popolazione culturale che sicuramente è in grado di capire determinate cose ed è addirittura incuriosito. Quindi il discorso stesso per cui si promuove una permanenza più lunga sul territorio è legato ovviamente a quella che è la valorizzazione del territorio medesimo. Alcune aree archeologiche, alcuni siti, ma alcuni monumenti anche che di archeologico non hanno nulla, ma ovviamente si estendono su un più ampio arco cronologico, hanno dei problemi, che sono i problemi legati, ahimè, come ben sappiamo, a quella che è una crisi generalizzata, soprattutto di carattere economico. Per intervenire su un monumento che rimane durante l'arco dell'anno in vista, è ovvio che c'è bisogno di spendere e spesso e volentieri le risorse non ci sono. Io personalmente, qui lo so che forse creerò qualche disappunto, su alcuni siti sarei tranquillamente orientato per il reinterro, perché dal punto di vista della conservazione, sicuramente come si mantiene sottoterra l'elemento archeologico, non c'è assolutamente altro. Lo vediamo scavando, cioè è stato 2500 anni sottoterra e perfettamente conservato. Lo tiriamo in superficie, in 10 anni è degradato. Quindi o si trovano risorse per un restauro conservativo, che significa appunto l'intervento diretto sulle strutture o addirittura la copertura con tettoie, oppure, ripeto, per me non è un crimine pensare anche ad un reinterro, anche perché la documentazione c'è tutta, quindi noi siamo in grado domani, visto che i rilievi sono fatti in maniera estremamente attenta, di tornare esattamente sullo stesso luogo, sullo stesso centimetro e riportare in luce quello che necessita, se eventuali risorse di carattere economico possono venire reperite. Una cosa importante da tenere in conto è che ovviamente tutta una serie di interventi vanno realizzati, come in questo caso, con un ampio apporto per esempio di volontari, e questo è importantissimo, ma una cosa sulla quale non si può assolutamente prescindere è una direzione che sia appunto scientifica, perché il dato dello scavo, questa è una cosa che insegniamo ai nostri studenti come prima battuta, lo scavo archeologico inizialmente è semplicemente distruzione, cioè si altera una situazione che si è cristallizzata per 2500 anni e come noi ci interveniamo, se non la documentiamo correttamente, il dato è perso ed è perso per sempre. Non per me ovviamente, è cosa che mi interessa da archeologo, ma è un dato perso per tutti, perché ovviamente, come dicevo prima, si tratta di patrimonio generalizzato. Grazie mille al dottor Bizzarri e buon lavoro per le attività di scavo che sta facendo sul territorio. Grazie.